Eccoci tornati a questo quinto tutorial. Sono già passati 5 tutorial e siamo, diciamo, a un punto avanti del progetto. In questo tutorial andiamo a finire il la classe. Adesso dobbiamo ottenere, adesso abbiamo il tipo interno. Adesso dovremmo andare a ottenere il andare ad ottenere il tipo interno, il tipo generico. Quindi type generic type uguale a, fondamentalmente, per essere più corretti dovremo adesso un attimo dovremo facciamo un attimo di semplificare il codice, ma lo lasciamo così. Questo otteniamo comunque il tipo interno, mi sembra. Allora, adesso, se class type è disuguale, quindi abbiamo il nome della classe interna, andiamo ad ottenere, facciamo una query simile a questa qua, pressoché uguale, identica. Quindi la copio, però andiamo a fare un'altra cosa. Andiamo a controllare quando t, quando il nome di t è uguale a get correct type name str, quindi quando il tipo di questo è uguale, andiamo ad ottenere questo, però potrebbe ritornare a null. Quindi, perché potrebbe ritornare a null? Potrebbe ritornare a null perché se il tipo non è un tipo all'interno del non è un tipo all'interno del della CLR, ma un tipo nostro generico esterno, questo ritornerà a null, perché questo va a farlo solo all'interno dei tipi della della CLR. Quindi andiamo a richiamarci semplicemente getTypeFromString, passandogli citorType e passando di generic type str. Quindi andiamo a fare un metodo ricorsivo che ritorna, però questo ritorna, rifà il metodo, ritorna qua, riaggiunge questi qua, che però non vengono aggiunti nuovi elementi perché abbiamo messo quel check lì, riesegue questo. A questo punto questo non viene più eseguito perché non conterrà più degli argomenti, ed esce dal questo, e quindi continua con il metodo successivo. Se inner type è null, potrebbe essere il caso, però adesso non dobbiamo più andare ad ottenere il tipo del generico, ma il nome, appunto, quindi t.name, t.name. Se è null, ritorniamo a quello che abbiamo messo qua. Dov'è? You must, questo qua, questa eccezione qua, anche qua invece andiamo a lasciare, e questo sarà getCurrentFromString generic type str. GetCurrentTypeName. Già, questo è get correct. No. Ok. Per finire andiamo a dirgli che generic type è uguale a class type. Make generic type inner type. Cos'è? Cosa vuol dire? Perché usiamo make generic type? Make generic type ci permette di costruire il tipo generico, di ritornare al tipo del tipo generico. Quindi ritorna sempre a un type, però ritorna al type del tipo interno. Quindi costruisce in runtime il tipo generico, pressoché. Qua andiamo a fare types. Già ci siamo forse dimenticati generic. Ci siamo dimenticati di aggiungere una lista qua, e andiamo ad aggiungere
List di type e lo chiamiamo generic types e lo inizializziamo a questo e possiamo usare il var per semplificarci la vita. Generic type. Ok, allora fatto questo, cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo andare a fare un po' più di altri type that add range. Dobbiamo andare ad aggiungere tutti i tipi del CLR. Usiamo questa istruzione. Non ho ancora trovato una... abbiamo bisogno anche di un'altra lista. Mi sono completamente dimenticato di queste due liste. E un'altra lista che si chiamerà semplicemente types. Quindi andiamo a fare types add range e andiamo a fare questa query qua from, bisogna metterlo all'interno delle parentesi perché gli piace, from t in assembly get assembly type of int 32 get types where select t. Andiamo a fare un altro per nel caso in cui noi volessimo avere una lista. E qua vedete anche una sintassi interessante del C sharp, questo typed of. In questo caso è l'unico punto nell'intero linguaggio in cui si può usare l'istruzione typeof è un parametro generico senza nessun parametro all'interno, in questo caso quando è typeof. In questo caso ritorna al tipo del metodo generico. Questa non è una soluzione, è la soluzione migliore per adesso, però ho scoperto che questo è quello che riesco a ottenere in modo migliore. Qua ovviamente dovremmo andare ad aggiungere altri tipi se noi usiamo altri tipi, però lo vediamo alla fine. Per finire adesso dovremo andare a ritornare al tipo, quindi dovremo creare il tipo e usiamo questo. Allora facciamo type.select t, quindi usiamo tip.getType. Usiamo string da format 0,1. Qui sarà 0,1. Meglio farlo come t namespace get correct time name t. No, arg type. E poi però dobbiamo ancora andare a fare un first or default c è diverso da null, quindi vogliamo, però non è finito tutto perché nel caso in cui questo ritorna null andiamo a ottenere i tipi intern, quindi quelli che abbiamo aggiunto. Quindi andiamo a fare internal type first or default t da name uguale a archetype. Ritorniamo quindi a return type, se nullo ritorniamo a generic type del first default. Ok? Quindi questo è il codice della classe. Cosa facciamo in sintesi? In sintesi facciamo questo. Se abbiamo un tipo generico otteniamo il nome del tipo, due cose otteniamo. ArgType a questo punto sarà il nome dell'intero tipo generico, quindi sarà test di qualcosa.
Generic type sarà il tipo interno. Otteniamo la classe. A questo punto otteniamo il tipo interno. Generiamo questo. Creiamo il metodo make generic type. Lo aggiungiamo a una lista. Aggiungiamo i tipi della CLR all'interno della nostra lista. Selezioniamo creando un tipo associato ad ogni nome. Se questo ritorna null, se questo ritorna null vuol dire che stiamo creando un non possiamo mettere il true qua, perché se mettessimo il true lui ci darebbe un errore. Se ritorna null vuol dire che non è un tipo all'interno della CLR, quindi andiamo a prendere il primo elemento all'interno dell'internal types, dovrebbe chiamarsi, non so perché si chiama internal type, sarebbe da chiamare internal types. Il primo tipo che equivale a, dove siamo qua sotto, al nome uguale al tipo che stiamo ottenendo. Adesso in 2 secondi provo a fare una cosa e vediamo se non distruggiamo tutto. Perché nella mia implementazione ho usato un'altra cosa, ma mi sembra. Ma mi sembra che dovrebbe essere la stessa cosa. Ok, va bene anche usare tilde namespace. Io nel test avevo scritto system, però tilde namespace è ancora più accurato. E quindi questa era la funzione return type. Altro da dire, sì, come ho detto, questa non è la soluzione migliore. Sto ancora cercando di avere un metodo per ottenere tutti i tipi della CLR, ma questa è però adesso la funzione che funziona. Quindi tutti i tipi all'interno del namespace, adesso avendo avendo ReSharper. Andiamo semplicemente a scaricare la libreria, così vediamo anche l'implementazione. Fermo il video e lo riprendo quando ho fatto. Ecco che dopo 2 ore ha finalmente finito, quindi tutti i tipi all'interno del collection da generic. Quindi qua dovremmo dirli, anche se non avrebbe tanto senso passarli. Aggiungi ogni tipo. Non so cosa fosse partito, quindi andiamo ad aggiungere tutti i tipi quest, tutti i tipi all'interno di list, quindi bisognerà aggiungere ovviamente. Sì, lo so, ma bisognerà aggiungere. No, non bisognerà. Oh, cazzo. C'avevo il testino qua. Aspetta, che cazzo sta succedendo? Vabbè, noi usiamo questi tipi qua, quindi tutti i tipi base e i tipi all'interno del metodo generico. Magari potremmo fare anche IEnumerable, già che ci siamo. Ah. Sto perché IEnumerable non so. Ah no, è sempre in System.Collection da generico. Niente. Quindi questo fondamentalmente aggiunge tipi uguali. Quindi questo è il metodo fondamentalmente. Scusate un po' per la bassa qualità di questo tutorial, ma questo era un po' più tecnico. Fatto questo, il prossimo ci inizieremo a questo metodo e poi dovremo implementare questi due metodi che ci serviranno. Questo metodo dovrà ritornare an order ed object, quindi ritorniamo semplicemente agli oggetti che noi stiamo passando, non facciamo nessuna azione. Quindi, con questi due metodi fatti, ci manca da implementare 3 metodi e abbiamo finito. Arrivederci al prossimo tutorial.